sa, forse devo abbassare un pochino l'audio, perché così è veramente forse sì. Ah, oh, eccoci, ancora dal vostro amico Lost349. Sì, rapide per il proseguimento dello specialone Vic 20. Mettiamo giochi a non finire. In questo periodo qua è un periodo, è un weekend all'insegna del Vic 20. Proprio li lanciamo così i giochi. Tium, tium, tium. E cosa portiamo oggi? Oggi portiamo, dopo le chicche che abbiamo portato ieri e l'altro ieri, dopo quei due capolavori del nostro amico Misfit, che è praticamente è il Misfit, cos'è? È disadattato, no? Io vado Google Translate e Misfit viene fuori disadattato. Questo pazzo scatenato ha creato questi giochi, uno più bello dell'altro, e non poteva mancare il terzo della sagra dell'industria. Questo qua addirittura l'ha rilasciato il 30 novembre del 2014. Adesso io vi faccio vedere quest'altro, che non ha niente da invidiare agli altri due, proprio è un altro gran bel gioco. Andiamo subito a chiodo, vi faccio vedere un po' di cosa stiamo parlando, ok? Volevo precisare che mi fa molto piacere che la gente mi segue, mi commenta e piacciono i giochi che porto io. Io li trovo praticamente girovagando per la rete e vado a cercare appunto questi titoli non strani o particolari. Me li cerco, me li studio, cerco di trovare qualcosa di nuovo. Questo Sakadam, scelto a cazzo da me, che non è più scelto a cazzo per voi, ma sono scelti a cazzo da me, che io vado e li cerco e dico questo va bene. Possiamo andare avanti, continuiamo, andiamo avanti di bella. E continuerò a portarle fino all'esaurimento scorte, ok? Andiamo, gioco, accendiamo. Porto sempre i video gameplay, sempre con le macchine originali, come potete vedere qua. Questa adesso io lo schiaccio e faccio andare. Non è che faccio il cinema. Allora, lo vado. Forse sì, forse boh. Sentite già l'audio, veramente in Anders Geber. Scialuppa, scialuppa, scialaka, laka, laka, lì. Ragazzi, l'audio è fantasmagorico. Fammi veramente fatica a giocare. Calica, calica. Allora, come funziona? Allora, andiamo subito dell'Indes Gerber. Ma perché? Ma così? Non si sa come mai. Allora, abbiamo detto le tre modalità. Questa musica qua è peggio di alcune altre che lui ha fatto giocare come un matto. Allora, basta! Cerca di escludi. È impossibile, è inutile, è impensabile. Allora, press start to the stream. Scopo del gioco: cercare di recuperare tutte le parti di energia per poter scappare dall'astronave malvagia e cattiva che ti ha imprigionato, diciamo così. All'interno possiamo scegliere il livello da gamer, vedete la musica molto azzeccata, a modalità bambino, andando in giù col joystick. Vedete la modalità child. È molto... ti toglie la possibilità dei livelli bonus. Mentre invece il gioco normale a 9 livelli più 2 bonus. E poi c'è il livello leggendario, dove tu praticamente non riesci a fare un biglietto di un negozio. Comunque noi giochiamo al livello semplice, gamer, normale. Dobbiamo stare attenti, appunto, dobbiamo prendere le power unit, che non solo dobbiamo prendere, prendendole anche aumenta il carico da 90 dei nostri potenziamenti delle armi dell'Indes Gerber. E dobbiamo stare attenti agli alieni, ai lanciamissili del cazzo,
ai mattoncini di Arcanoid molto cattivi e alle facce da pirla spadaccini, ok? Tipo Spielberg. Questo è il gioco. Si parte col fuoco. Ecco, si tranquillizza per un attimo per poi ricominciare a chiodo. Vedete qui, noi dobbiamo prendere questi mattoncini colorati, ok? E all'interno di questa astronave dobbiamo stare attenti a non schiantarci così. Così non dobbiamo farlo. Quindi che vuol dire che adesso noi ricominciamo. Va bene. Adesso partiamo bene con la giusta motivazione. Prendiamo questo, torniamo indietro. Ci spostiamo di qua. E tiriamo giù un po' di mattoni. Quello che si riesce a demolire lo demoliamo, che così facciamo punti. Mentre invece ci sono dei punti come quelli alla nostra destra, che è proprio una parte di muro, dove non riusciamo proprio assolutamente a scalfirlo in alcun modo. Tutto il resto possiamo demolirlo. Lì c'è l'arcanoide faccia da pirla, ok. E non c'è nient'altro. Non troviamo eccolo là, è venuto fuori. Prendiamo il mattoncino, si vede la lucina verde, scatta al verde e possiamo andare alla base. Dobbiamo stare attenti perché ogni volta che noi per un modo o nell'altro torniamo indietro, si ricreano tutto quello che abbiamo demolito. E quindi ci possiamo schiantare tranquillamente in una maniera molto comica e divertente, facendo ridere gli altri, ma un po' meno noi stessi. Ok, adesso noi andiamo in giù verso il tunnel dell'exit, dove praticamente passiamo al livello successivo. Con una bella musichetta di intrattenimento dell'Industrier, ok. E andiamo avanti col secondo livello. Nel secondo livello ci saranno altri nemici. Vedete questi muri qua? Oh, boh. Gli effetti sonori sono bellissimi. Con su e giù possiamo accelerare, diminuire e fare l'inversione di marcia. Tiriamo giù l'alieno faccia da pirla. Beh, ci ha preso lui a noi. Maledetto lui e sua madre. Maledetti loro barboni maledetti. Abbiamo solo un omino adesso. Bene, ottimo. Accelera il giusto, vai, parti. Vai indietro un po'. Fai inversione di marcia, ok. Tiriamo giù questo e questo, perfetto. Stiamo attenti, ci spostiamo e andiamo avanti. Ok, secondo preso. Inversione di marcia. Tira in su, tira in giù. Questo non gli facciamo un bel niente. Questa è veramente una rottura di palle. Ok, passato, via. Prendiamo questo e ce ne andiamo. Scatta al verde. Tiriamo giù anche lui, che ci ha rotto il osso Marones. Stiamo attenti che non ci siano nemici nei dintorni che ci possono rompere i Los Locos. Tipo questo. Tiriamo giù anche lui. Ci infiliamo nel tunnel dell'amore e stiamo attenti a non schiantarci. Maledetti voi e le vostre suocere. Là! Abbiamo fatto un pelo al muro che non potete capirlo. E siamo arrivati finalmente al terzo livello. Sembrano musichette all'Arcanoid. Tiriamo giù tutto. Spacca il pianeta. Gli demolisco l'astronave, maledetti. Adesso qui ci saranno anche i faccia da pirla, quelli mobili. Dobbiamo stare attenti che si muovono, sparano. Una volta di lato e una volta verso il basso. E ci rompono i Los Marones. Davvero, davvero, eh. Mica per finta o per... No, ho distrutto. Maledetti voi le vostre madri. Allora facciamo così. Niente, dobbiamo andare via da qua. Lo prenderemo al ritorno. Guarda questo, vedete? Spara una volta in su, una volta in giù. Para ponzi, ponzi pu. E noi l'abbiamo preso. Via. Vai. Ok, adesso dobbiamo cercare di demolire il demolibile. Qua non c'è nessuno. Vai. Abbiamo preso il caciotto e pepe. E possiamo prendere l'ultimo. Olè. Buona, andiamo in giù. Tiriamo giù questo. Facciamo un po' di spazio. Poi mi sembra che da quest'altra parte ce n'è ancora. Andiamo. Maledetto lui e sua madre. Mamma, per un pelo di anno non ci ha preso lui a noi. Madonna mia. Guarda che buco di culo che ci siamo infilati. Vattene. Abbiamo preso tutto? No, dobbiamo prendere quello lì.
Quello lo prendiamo, paraponzi ponzipano. No, ma quanto sono stronzo, guarda. Se lo colpisci devi far sparire lo schermo, tornare in giù e lui ricompare come per magia. Ok, adesso l'abbiamo preso. Vai. Olè, scatta al verde, andiamo giù. Mamma mia, mamma mia. Che pelo, ragazzi, che pelo. Siamo troppo avanti, siamo... Ma che macello è? Ma stai registrando o fai finta? Che non capisco io. Ma quanti ce n'è? Hanno distrutto tutto. Hanno spaccato il pianeta. Ma non si può. Tu la tira giù, te, maledetto te e tua sorella. Ok, andiamo avanti un pelo. Bravo. Tu spara avanti. Ah, che t'ho preso anche a te, maledetto. Oh, tira giù tutto. Ma guarda dove me l'hanno messo. Guarda dove me l'hanno messo. Come ti ci schiantiamo. Che vergogna. Guarda che adesso arriva di qua. Un colpo di qua, un colpo di là. Vai. Siamo scappati alla velocità del sole. Ma no, ma no, ma no, ma no. Game over. Ferma. Va bene, che dire? Avete capito un po' come funziona? Io chiaramente, come al solito, non posso mettere questa musica. Non posso far vedere il gioco completamente in tutte le sue parti. Chiaramente ci sono 9 livelli più 2 bonus. Vedete che più si andava avanti, più diventava complicata la cosa. Era un po' spazio temporale dell'Indesgaber. Un altro bel giochino tranquillo, bello. Mi piacciono questi qua. Sono fatti veramente bene. Questo anche lui c'aveva, mi sembra, l'ausilio dei 16K. Mi sembra sto giro. Sto giro era 16K, sì. E basta. Sempre il solito misfit, eh? Sempre il di solito disadattato, che fa giochi veramente carini. Questo è il terzo dello specialone, non so perché mi sta tirando bene, mi sta proprio tirando matto forte sto Vic 20 con questi livelli così a sciabola. E non so dove andremo a finire, non so quando, penso che sarà una miniserie proprio velocissima così, per portare questi titoli un po' così a sorpresa. Chiaramente in descrizione io metto sempre il link per il file da scaricare chi vuole. Va bene, grande il nostro Misfit. Che dire, intanto la puntata finisce qua. Terzo giocone fatto molto bene anche questo. E noi ci becchiamo alla prossima. Per ora è tutto, dal vostro Nicola 649, alla prossima. Sì, rampete.